Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Filo Diretto, il nostro appuntamento quotidiano con l'informazione. Voi sicuramente vi siete già abituati a sapere che ogni 15 giorni c'è l'appuntamento con l'azienda ospedaliera di Alessandria che vi dà un sacco di informazioni su quelli che sono i servizi che vengono dati all'interno del nostro ospedale. Noi oggi vogliamo parlare della violenza contro le donne perché la giornata dedicata alla sensibilizzazione su questo argomento è il 25 novembre, ma ormai, come da molto tempo, vogliamo dire che il 25 novembre è tutti i giorni e quindi noi, esattamente con una settimana d'anticipo, iniziamo già a parlarvi di quello che, ahimè, poi diventa sempre un fatto di cronaca sul quale ragionare, ma sul quale invece dovremmo iniziare a ragionare dal punto di vista preventivo. Fra l'altro, proprio veniamo da una giornata in cui nella capitale ci sono stati tre omicidi proprio a carico di tre donne. Allora, dicevamo, il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e è praticamente una serie di giornate che ci porta fino al 10 dicembre, quando invece sarà la giornata internazionale dei diritti umani, perché la giornata della violenza contro le donne, cioè per sensibilizzare a questo fatto terribile, è appunto inserito all'interno della violenza contro i diritti umani, contro le persone. Allora, ne parliamo oggi con due medici, con la dottoressa Rossella Sterpone, che è il direttore o la direttrice? Adesso bisogna chiedere. Va benissimo, direttrice. Allora, la direttrice della struttura di psicologia del Dipartimento di Psicologia dell'Ospedale di Alessandria. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie, benvenuta. Grazie, e la dottoressa, poi uno si inizia a perdere poi le indicazioni. Allora, e la dottoressa Jenny Franceschetti, buongiorno, benvenuta. E invece lei è la direttrice, giusto, la direttrice medica dei presidi dell'azienda ospedaliera di Alessandria. No, sono un dirigente medico della direzione medica dei presidi. Un dirigente medico, va bene. Allora, grazie naturalmente per essere con noi. Grazie. Allora, naturalmente all'ospedale di Alessandria esistono chiaramente dei protocolli e anche dei percorsi per affrontare le donne che si rivolgono appunto ai medici perché hanno subito una violenza. Vogliamo iniziare a dire quali sono i dati che fornisce, diciamo, il territorio? Sì. Allora, i dati della nostra azienda ospedaliera, che ha messo in atto, si è sempre occupata di questo problema, però dal 2017 ha proprio costruito due percorsi specifici, uno per gli adulti e uno per i minori. Abbiamo incominciato a raccogliere i dati dal 2018 e ad oggi abbiamo visto 700 casi. In particolare nel 2022, dati ad oggi, ce ne sono un centinaio per gli adulti e circa 25 per i minori. È un dato allarmante, è un dato comunque sottostimato perché non tutti poi le vittime arrivano al pronto soccorso. Soprattutto nel periodo della prima pandemia c'è stato una riduzione per la paura delle persone di entrare in ospedale, ma questo non vuol dire che c'è stata una riduzione generale del fenomeno, che invece è aumentato per tutta una serie di motivi, sia per la convivenza, sia perché l'effetto della violenza è stata aumentata dall'isolamento, dal trauma che la realtà del Covid ha portato. Quindi abbiamo aggiunto al trauma della violenza il trauma della pandemia, che all'inizio ha coinvolto tutta la società, e sappiamo che la società è un fattore protettivo contro gli eventi traumatici, ma in questo caso la società stessa era colpita. Noi abbiamo strutturato questi due percorsi strutturati con tutti gli operatori dell'ospedale, uno per gli adulti e uno per i minori, e tutti gli anni facciamo una formazione specifica per i nuovi assunti,
per i turnover che ci sono, con tutti gli operatori. In alcuni anni siamo riusciti a farli in due edizioni, e in altri anni, nel periodo della pandemia, abbiamo mantenuto il nostro lavoro facendolo da remoto, e quest'anno, proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ci sarà un altro corso di formazione. Ecco, di questo corso parleremo, però mi interessa intanto iniziare a spiegare come funziona. Cioè, sì, io ho subito una violenza sessuale, cosa devo fare? Mi reco dove? Allora, i tipi di violenza, ci terrei a specificare, sono, anche se si parla di solito di femminicidio, sì, che è la cosa più drammatica, vediamo che nel 2022 ormai una volta una donna ogni 3 giorni viene uccisa, però ci sono anche altre forme, la violenza fisica, la violenza sessuale, come ha detto lei, ma anche la violenza economica, la violenza domestica, la violenza verbale, la violenza psicologica, e non so, certo, citando, ricordando la nostra Elsa Morante, diciamo che la peggior violenza contro l'uomo è proprio la degradazione dell'intelletto. E le nostre vittime giungono al pronto soccorso, e da lì ci sono a volte delle denunce d'ufficio, altre che devono essere a querela, e le nostre vittime poi vengono inviate nel reparto dedicato per il tipo di problema che loro hanno. Cioè, quindi se hanno subito una violenza fisica verranno indirizzate a seconda del reparto che si occupa di quel particolare problema fisico. Successivamente il paziente, se non ha dei problemi fisici particolarmente importanti per cui deve essere ricoverato nel reparto giusto dedicato, passerà in una stanza che abbiamo costruito, che è la nostra stanza rosa, dove sia per gli adulti che per i minori, dove le nostre pazienti hanno il tempo di decomprimersi tramite anche l'aiuto dello psicologo, i servizi sociali hanno tempo di intervenire per vedere poi come fare una dimissione protetta del paziente. E in questa stanza rosa, che non ha le caratteristiche delle stanze ospedaliere, ma sembra, abbiamo cercato di renderla così, con una parvenza come se fosse un po' una stanza di una casa, la paziente ha modo di stabilizzarsi nel qui e ora, passare dalla fase di shock a quella dell'impatto dell'evento, e i vari operatori continuano il loro percorso. Scusi, dottoressa, ma questo è un servizio che c'è 24 ore su 24, cioè io posso recarmi lì anche alla notte, alle 11, a mezzanotte, alle 2 del mattino, non c'è solo in determinati orari, no? C'è sempre, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ecco, dottoressa Franceschetti, abbiamo sentito parlare appunto di questi corsi per affrontare, no, una persona che viene al pronto soccorso e che dice di aver subito una violenza, che può essere sessuale, fisica. Ovviamente il personale deve essere preparato anche per affrontare una cosa di questo genere, no? Come lo preparate? Certo, allora, come anticipato giustamente poc'anzi dalla dottoressa Sterpone, in occasione del 25 novembre ogni anno la nostra azienda istituisce un corso formativo ad hoc al fine di garantire una formazione ottimale a tutti gli operatori coinvolti nel percorso, anche al netto del necessario turnover del personale. Questo percorso è strutturato partendo dal presupposto che la violenza è un fenomeno estremamente complesso e connotato da diverse sfumature, e pertanto una gestione efficace ed efficiente di questo processo non può prescindere da questa complessità e richiede un intervento necessariamente interdisciplinare e multidisciplinare. Questi corsi infatti prevedono attività di docenza da parte dei vari operatori coinvolti nei diversi step del percorso violenza. Come accennato inizialmente dalla dottoressa Sterpone, abbiamo 2 percorsi distinti, normati da 2 distinti DVA, documenti a valenza aziendale, uno per la violenza a carico dell'adulto,
uno per violenza a carico dei minori. Sono documenti che vengono costantemente aggiornati sia per darato dell'evoluzione normativa sia per darato della costante attività di implementazione che viene condotta su questi temi a livello aziendale, anche attraverso sempre un maggior incremento del coinvolgimento delle istituzioni, delle forze dell'ordine e anche del territorio, in quanto finito il percorso ospedaliero di inquadramento del caso di violenza con emissione dei referti ad autorità giudiziaria, la raccolta di tutti i reperti che hanno un'importantissima valenza sotto il profilo medico-legale, e poi importante mettere in atto una presa in carico di queste vittime che è imprescindibile da un'efficace integrazione con il nostro territorio. Come dicevamo, la violenza può assumere diverse sfumature e declinarsi in diverse modalità, e anche in ciascun paziente la violenza ha diverse sfumature e diverse modalità, per cui è sempre importante un approccio di tipo interdisciplinare, multidisciplinare, per identificare qual è il percorso ottimale per quella specifica tipologia di paziente. Quindi è molto, diciamo, personalizzato l'intervento che viene fatto. Assolutamente, in quanto diciamo che l'elemento cardine che guida entrambi i DVA è l'aspetto che noi non dobbiamo mirare solo al to cure, cioè a curare il paziente che accede presso la nostra azienda ospedaliera per un episodio di violenza, ma al to care, cioè prendersi cura di questo paziente, andando anche a raccordarci col territorio in modo tale che ci sia non solo nell'evento acuto diciamo un intervento mirato alla contingenza, ma una presa in carico a 360 gradi. Senta, dottoressa, qual è la cosa che dite principalmente agli operatori che poi devono essere lì, no, in quel momento? Allora, innanzitutto la sensibilità di comprendere che ogni step di questo percorso non ha una valenza meramente tecnico-burocratica, ma è estremamente importante sia sotto il profilo medico-legale, in quanto per esempio, come ho citato prima, referto ad autorità giudiziaria, piuttosto che la corretta raccolta dei reperti sono di estremo rilievo poi per gli sviluppi successivi di natura giuridica, sia per l'attenzione al percorso complessivo della paziente, quindi non solo l'attenzione agli aspetti meramente organici che si possono essere nei casi di violenza, per esempio di violenza fisica, ma un'attenzione alla salute a 360 gradi, quindi soprattutto agli aspetti psicologici, agli aspetti sociali, tant'è che i punti cardine del nostro percorso sono appunto anche la consulenza psicologica e la consulenza da parte del servizio sociale, che sono poi anche basilari per il percorso successivo di presa in carico della paziente. Ci sono più donne o più uomini nel personale infermieristico, nel personale medico che seguono questi corsi e che sono attenti, diciamo, a queste particolari situazioni? Allora, diciamo che c'è una prevalenza femminile, però negli ultimi anni abbiamo registrato un incremento anche delle iscrizioni a questi nostri corsi anche da parte del personale maschile, perché purtroppo è un fenomeno che è in incremento dal punto di vista dei volumi e anche dal punto di vista della severità. Questo soprattutto anche a causa delle ripercussioni della pandemia Covid-19, che ha decretato sicuramente una riduzione degli accessi in DEA, che però con l'allentarsi poi delle misure di contrasto alla pandemia ha portato a un aumento non solo del numero di accessi, ma anche della severità delle situazioni che si riscontravano appunto in DEA. Quindi, diciamo, l'accesso a questi corsi di formazione è volontario, non è un obbligo che l'ospedale dà ai suoi medici o al personale infermieristico? No, è su base assolutamente volontaria, ma fortemente incentivata, certo, anche da parte del Comitato Scientifico della Formazione Aziendale. Dottoressa Sterpone, che cosa sente la maggior parte delle volte nei colloqui che fate con queste persone che sono vittime di violenza? Qual è, diciamo, il leitmotiv che mette insieme, sì, tutti questi casi? Allora, quando la persona arriva, può alzare un pochino la voce. Quando la persona arriva al pronto soccorso, il motivo conduttore è che è quello che cerchiamo di così narrare durante i corsi di formazione, è che la persona in quel momento non è in uno stato di shock o
fase dell'impatto dell'evento. Per cui quello che noi rileviamo sempre è la difficoltà della vittima, adulto o minore che sia, nel caso dei minori, quindi anche l'impatto dei familiari, anche se a volte purtroppo si tratta di violenza intrafamiliare, quello che vediamo è la difficoltà a fare una narrazione, una confusione dei pensieri, delle emozioni, proprio perché in questo momento c'è un cambiamento nel funzionamento neuro-ormonale che è transitorio, poi c'è un recupero sicuramente, ma c'è un malfunzionamento per cui alcune aree del nostro cervello non funzionano bene. Quindi c'è un'attivazione di quell'area che è chiamata amigdala, che è quella che riguarda le nostre emozioni, c'è una difficoltà invece nella neocorteccia, quindi la persona ricorda male quello che c'è stato, ci sono difficoltà di memoria, di attenzione, quindi il motivo conduttore è una difficoltà nella narrativa, nella narrazione di quanto è accaduto da un punto di vista cognitivo, ma delle emozioni e molto profonde da un punto di vista emotivo, e l'operatore deve essere lì, pronto, per far sì che il paziente senta che si può affidare a lui ed insieme incominciare a co-costruire, dare nuovi significati a questo pezzo della storia di vita così doloroso, così difficile. Allora, dottoressa, facciamo una brevissima pausa perché vedo già Alessandra Della Cà che ci darà le anticipazioni di quello che sarà il telegiornale delle 12.30, poi una brevissima pausa pubblicitaria e ritorniamo in studio per gli ultimi minuti della nostra trasmissione. Grazie Cristiana, tra poco in apertura di telegiornale daremo spazio alla cronaca con gli ultimi aggiornamenti, lo sviluppo delle indagini relative all'omicidio Martinelli. Infatti pochi minuti fa si è conclusa al Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria conferenza stampa in cui è emerso che nella notte appunto gli inquirenti hanno arrestato i presunti responsabili, quindi notizia in aggiornamento, la persona vittima dell'aggressione aveva 35 anni. E poi ancora parleremo della grande attesa ad Asti, nell'Astigiano, in tutto il Piemonte in realtà, per la visita di Papa Francesco. Domani e dopo sarà a Porta Comaro fin dalla mattina per salutare e far festa con la cugina novantenne e poi tante altre iniziative collegate. Ci occuperemo di peste suina africana, di un incontro importante che c'è stato in sede di amministrazione provinciale ad Alessandria, e poi parleremo di turismo e molto altro. A tra poco. Ditemelo voi. Forse possiamo sottolineare l'importanza degli operatori. Eccoci, allora ritorniamo in studio in diretta, ancora abbiamo circa due minuti, stavamo parlando appunto del servizio che offre l'azienda ospedaliera di Alessandria per le persone che hanno subito una violenza fisica. Allora, dottoressa Sterpone, a quanto possiamo ancora dire, diciamo, in chiusura di questo nostro spazio? Vorrei ricordare l'importanza a tutti gli operatori di cura di entrare in contatto con la vittima, rispettare i suoi tempi, comprendere che ci vuole del tempo e rispettare i silenzi.
Ecco, dottoressa Franceschetti, invece in questo caso forse più che mai è veramente il momento che diverse discipline mediche lavorino insieme, no? Per affrontare il caso, è così? Assolutamente sì, la violenza è uno infatti degli ambiti in cui è fondamentale un'interazione di tipo appunto interdisciplinare, multidisciplinare, in cui ciascun professionista non deve limitarsi alla propria sfera di pertinenza, alla propria branca specialistica, ma cercare una forte sinergia con tutti gli altri professionisti per perseguire quello che è il percorso personalizzato più indicato per quella specifica tipologia di paziente. Benissimo, allora io ringrazio la dottoressa Jenny Franceschetti, che è della Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, questa volta l'ho detto giusto, grazie per essere stata con noi, grazie anche alla dottoressa Rossella Sterpone, invece direttrice della struttura di psicologia dell'azienda ospedaliera di Alessandria, e ricordiamoci di non festeggiare, di non ricordarci soltanto il 25 novembre come una giornata per condannare la violenza contro sulle donne, ma il 25 novembre è tutti i giorni. Grazie, allora vi lascio al nostro telegiornale. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie.